Stai toccante! Allora fans, buongiorno e buon Natale. La situazione è questa: il mio braccio sta decisamente meglio. È il quinto giorno senza tutore. Ho fatto un sacco di esercizietti, tic 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 tic, per muoverlo. Per chi se lo fosse perso, 3 settimane fa mi sono fratturato il radio a fare skateboard. Potete vederlo nel mio video precedente. E niente, in realtà la frattura ancora non è totalmente rimarginata, però comunque avendo un po' di margine di movimento, avendo una scimmia incredibile, siamo qua a Pinzolo. Qui è mio fratello Croccante. È il giorno di Natale, tanti auguri fans, tanti auguri. E quindi niente, sarà un episodio un po' diverso dal solito, perché comunque non voglio rischiare il braccio, non farò salti, no, fuori pista, farò solo qualche pistina così un po' per togliermi la voglia, seguirò mio fratello, ma comunque ci sono un sacco di cose nuove da provare, perché abbiamo la nuova Insta360 che nel video precedente non sono riuscito a usare perché avevo rotto, il drone che sulla neve non ho ancora provato, e soprattutto mio fratello ha comprato questa tavola nuova con gli step on, così vedremo un po' come funziona, quali sono le sensazioni, quanto è comoda, se veramente è il futuro o se è una ciofeca e ha buttato via 1.750.000 euro. Ciao fans. Eccoci qua, allora facci vedere. Questa è la nuova tavola, tamarra, tamarra forte. Allora, questi attacchi come funzionano? Ci abbiamo un gancino dietro, 2 gancini davanti. Vai, metti il primo piede. Eccoci. Scordinatissimo, perché comunque cioè, non è che poi mio fratello sia, cioè, insomma con la tavola è un po' imbornito. Però primo colpo, tac, vai l'altro. Oh. Uno è andato, no? Mamma mia, cioè la Barton mi denuncia dopo sto video. Uno. Due. Tac. No ragazzi, a me sembrano una bomba, io lo invidio un sacco. Allora, adesso montiamo la mia Insta sul bastone e vediamo un po' come funziona lei e come funzionano gli step-on. Domanda seria, mentre vai sulla pista, senti differenza tra lo step on e l'attacco normale? No. Zero? No, devo dire di sì. No. Ah, ok. Perché i miei fans ci tengono alla naturalezza e alla sincerità di questo canale. No, comunque a fine video farò delle considerazioni serie sugli step on e dirò un po' cosa ne penso, come li ho visti e come li valutiamo. Così guardi il video fino alla fine. Oh, bella Vizio! Buongiorno. Attenzione fans, perché io mi sono dimenticato di dirvelo, ma qua c'è una novità clamorosa. Perché il nostro vecchio, mentre io ero a Barcellona così, ha lavorato, si è messo avanti, no? Glielo dici, glielo dico io. Lo dico io, no, diglielo te, dai. No, diglielo te, dai. No, diglielo te, dai. Di cosa hai iniziato a fare? Ho iniziato a volare. Vi spiego la situazione. Mizio a fine settembre si è iscritto alla scuola di parapendio e dopo mesi di duro lavoro è pronto finalmente a volare da solo. E quindi oggi per la prima volta vedrò mio padre guidare un parapendio. Sto provando un mix di emozioni che variano fra l'orgoglio, la carica, la felicità e una sana ma enorme invidia, perché vorrei un botto farlo anch'io. E infatti appena torno a vivere a Bolo mi iscrivo alla scuola. Mamma, son cazzi tuoi. Sta camminando proprio come uno che c'ha la cacchina al culo. Vieni, ti do un abbraccio, che non vorrei pentirmi di non averti salutato. Ciao ragazzi. Mercoledì, bello alto, mi sono teso, basta boia. 6 con la piscina. Oddio.
cazzo gli alberi. Puttana troia. Non è stato un bel atterraggio, eh? Tutto bene? Ciao, via. No, tiralo via, via. Ero un po' preoccupata ad andare a busso. Mi sono cagato addosso che lì non riuscivo a curvare. Poi ho detto adesso prendo gli alberi. C'ho le gambe che mi tremano di brutto. È stato un bel busso, boom. Bravo, Mizio. Bravo, sì. E adesso continuiamo il test degli step on nello snow park. C'ho una voglia di saltare fuori dal mondo, ma non lo farò, perché io comunque sono un ragazzo responsabile. Vai, vai. Adesso. Almeno restano attaccati. Sì, sì. Mi è appena arrivato un messaggio: Mizi è atterrato e sano e salvo, quindi siamo lieti di annunciare che la nostra famiglia sarà ancora unita per questo pranzo di Natale. Perché fans, in fondo, che cos'è il Natale se non una giornata in cui radunarsi con la propria famiglia a cui si vuole tanto bene, nella miglior malga della Varrendena, e mangiare come dei ninini. Ma quale? Due curvine da ubriachi. Spettacolo! Comunque fans, io di pagliacci della vita ne ho conosciuti, ma mai come il me di ieri sera che ha detto: con la frattura è meglio se ci vado piano, magari mi fermo allo chalet, faccio mezza pistina. Vai fans, spingere! Eccoci qua, c'è l'eco. Rapido resoconto su quella che è questa nuova bambolina. Una bomba. Seriamente, non ha un solo aspetto negativo. Dopo mezza pista ti sei già abituato, sono super comodi. Appoggi il piede, si attacca facilissimo, non si staccano mai. Cadute, controcadute, salti, non salti, non si staccano mai. E... mi si è spenta la luce. E niente, cioè, non possono avere i tipici problemi che possono avere gli attacchi normali. Per esempio, io l'anno scorso ho speso 40 eurini per cambiare tutti i cricchetti che ogni volta si incagliavano. E tuttora magari uno si allenta un pochino mentre vai, uno ti si stringe troppo. Non lo so, a me danno un botto di problemi. Questi invece mi sembra che semplicemente come gli sci, trick, trick. Cioè, non può succedere nulla, non riesco a immaginarmi quale problema possa darti un attacco del genere. Sono il futuro. E chi li critica è un qua 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 che non accetta l'innovazione e tra 5 anni li comprerà. Bene, basta, non ho nient'altro da dire. Ciao fans, buon Natale!